bentrovati in un nuovo appuntamento. Per chi non mi conoscesse, io sono la voce della Posteggia. Vi terrò in dolce compagnia nel corso di questa fantastica avventura. Ciao a tutti e bentrovati al nostro appuntamento con la Posteggia, il nostro love game che strizza l'occhio alle emozioni. Ma che cos'è esattamente la Posteggia? E quanto è sexy una ragazza con l'ukulele in mano? La Posteggia è un'antica arte musicale partenopea tramandata nel corso dei secoli. E guarda, se ne sono tornati indietro. Arrivando ad oggi ad essere semplicemente qualcuno che si ferma a parlare con qualcun altro. Ed esattamente quello che faranno oggi i nostri concorrenti, i nostri due posteggiatori. Lui è Fabio, ha 38 anni, viene da Napoli e nella vita è un cantante. Lei è Tiziana, ha 38 anni, viene da Napoli e nella vita è un'impiegata. Ed eccoci in compagnia dei nostri due concorrenti di oggi, i nostri due posteggiatori, Tiziana e Fabio. Andiamo prima da Tiziana. Vai, tranquillo. Tiziana, le tue armi di seduzione? I miei metodi di approccio sono il carisma, il sorriso, un po' di energie generali positive. Fabio, invece... La spiritosità. Spiritosità. Io direi i metodi un po' di approccio un po' particolare. Nel senso, dal lato spiritoso, al lato romantico, al lato corteggiatore. Sì, punti in modo sulla... di essere legale. Sì, allegria, simpatia. Hai mai avuto due di picche? Può darsi, boh. Beccatele anche oggi, mi raccomando, ci non saranno tante. Io sono single perché nella vita ci sono stati sempre dei compromessi, un po' di cose diverse di come ci aspettavamo. Gli step da superare sono due. Primo step, in pochi minuti, esattamente in 10 minuti, dovete fermare e convincere qualcuno a seguirvi in un bar per un caffè. Secondo step, all'arrivo del conto, dovete semplicemente farvi rilasciare il numero di telefono in pochi secondi. Se questo succede, sarete vincitori. Viceversa, mi dispiace, avete perso. Bene. Adesso sicuramente vi starete domandando che ci fa qui un'ampolla con delle palline. Questa è l'ampolla degli imprevisti. Che cos'è l'imprevisto? La vostra conoscenza non è così semplice. Ci saranno delle incursioni. Dovete tenere duro e portare avanti la conoscenza. Ok? Quindi pesca una pallina. Bene. Non guardare. Sono singolo per scelta, perché ho creato una dimensione mia che non mi manca nulla e quindi mi è sempre stato bene fino ad oggi. Gialla e la mettiamo nella tasca di destra. Vai. Io mi sento molto più corteggiatore che corteggiato. Arancione e la mettiamo nella tasca di sinistra. E la ripoggiamo qua. Ragazzi, a questo punto è tutto nelle vostre mani. Questi sono i testimoni. Divertitevi e divertiteci. Questo è il campo di battaglia dei nostri posteggiatori. Sono proprio curiosa di vedere come se la caveranno. Partiamo subito con Fabio. Wow, di certo non perde tempo. Sto cercando un negozio di abbigliamento adatto a me, però non sono della zona. Mi puoi spiegare qualcosa? Mi dici qualche informazione? Tutti i negozi qua. Fabio è partita bomba e questa cosa ci piace. Sicuramente qualcuno si fermerà. Aspettiamo e vediamo. È sportivo? Sportivo. Ok. Hai 5 minuti, vieni a vedere con me. Poi prendiamo un caffè. No, me ne devo andare. Sicuro partito proprio. Bene, va ma bene, finito male. In realtà io creo sempre in qualcosa di particolare. Non sono il solito snob che va vicino, sei bella, sei cosa. No. Dico le cose più peggiori per attirarla a me, in realtà. Quella, Fabio, sei partita bomba. Sì, vai così ci piace. Insomma, che aspetta. Vai bene, vai così, vai tranquillo. Io mi sposto perché do troppo nell'occhio, però punta qualcuno e vai. Fabio se la sta cavando abbastanza bene, ma adesso passiamo da Tiziana, vediamo come va. Ecco Tiziana, la nostra seconda posteggiatrice. Prende sicurezza e parte. Ciao, buongiorno, 2 minuti. Hai mai sentito suonare l'ukulele? Dai, 2 minuti. Va bene. No, mi sento più corteggiata. Sono per il corteggiamento vecchio stile. Direi che sei partita abbastanza bene. Ok. Quindi, vai, ma un'altra domanda, posso farla sempre la stessa? Vai, spazia. Divertiti e facci divertire. Parola. Da 1 a 10 mi piaccio 20, ma non per la bellezza estetica, ma per l'insieme. Ciao, posso farti una domanda? Ciao, dimmi, sì. Ma secondo te quanto è sexy una ragazza con l'ukulele in mano? Con l'ukulele almeno 10 punti. Ottimo approccio, Tiziana. Tiziana, diciamo che è partita bene, però intanto passiamo da Fabio. Camicetta azzurra, blu elettrica. Sì, ok. Ciao, scusatemi, devo far ascoltare il mio nuovo pezzo, te lo posso far ascoltare?
Io da 1 a 10 mi piaccio 11, 12, 13. Allora, in realtà è sempre la classica napoletana, però... scappato. Perché si è messo paura. Esteticamente io non cambierei nulla, perché se piaccio, piaccio così come sono. La vuoi ascoltare? Sì, diciamo. Allora, guarda, in realtà è la classica napoletana, però ho cambiato qualche parola. D'accordo, vuoi? Ma, dai. Va bene. Si è vista fatta nata, quelle che è combinata a me. La prima cosa che guardo in una donna sono gli occhi e le mani. Se hai 5 minuti, ti porto a pigliare un caffè. Ti mi dice che sì, sono stato fortunato. Wow, originale. Niente, mi dici di no? Vabbè. Niente anche questa volta. Passiamo da Tiziana. Ah, ok. Ti andrebbe di andarci a prendere un caffè e fare una passeggiata assieme? Adesso c'ho l'appuntamento, però se vuoi ci possiamo sentire per questo pomeriggio. Va benissimo, allora. Lasciami il numero di telefono, così magari ci organizziamo. No, Tiziana, vabbè. Così okay. Non vale. Esteticamente cambierei sì qualcosa di me. Adesso cambierei 10 kg in meno che avevo una volta. Ok, allora ci vediamo oggi. Ciao, ciao, grazie. Ciao. A quanto pare Tiziana è riuscita nel suo intento. Si è fatta lasciare il numero di telefono, ma questa non è la location giusta. Non passano, se passano. L'intento è vero, quello di prendere il numero di telefono, però la devi portare al bar. Questa non te la posso dare buona. Che se ne devono venire con me al bar. Esatto. Ma con l'ukulele perdi punti. La volevi fare. Ti piace vincere facile? Io sei sempre. Tiziana, queste sono le regole. Ma vediamo Fabio cosa combina. Ehi, ciao, informazione, dato che non sono della La spaventata. Giusto un po' di informazioni, se vuoi ascoltare un pezzettino, è anche simpatico, dai. Va bene, in realtà fai... Femmina, tu si ama la femmina. Rieccolo che ci riprova. Però si viene con me, ti porta più caffè. E una donna cerco la tranquillità, la serenità e il modo di costruire qualcosa di bello nella vita. Dove stai andando tu? Dove sei? Devo fare delle commissioni comunque. Ti posso far compagnia, non so fare niente. Bravo Fabio, forse hai trovato le parole giuste. Detto nella canzone tutto può essere, no? La mia ultima relazione risale a 2 mesi fa, perché era un amore tossico e troppo possessivo. No, è solo una chiacchierata, niente di che. Vabbè, dai. Andiamo, dai. O Fabio con la sua parlantina riesce nella missione. E finalmente Fabio ce l'ha fatta, è riuscito nel suo intento. Ma nell'attesa, torniamo da Tiziana. Tiziana, forza! Manchi solo tu. Ciao, scusami, posso farti una domanda? Lei sì che sa come far correre gli uomini. Allora, in un uomo guardo il carattere. Vabbè, ovviamente l'aspetto fisico in primis. Per lei solo balle di fieno. Intanto vediamo Fabio come se la sta cavando al bar. Ecco Fabio che si accomoda con la sua conquista. Cosa le posso offrire? Dimmi, dimmi. È una spaghettata? Ah, ti fai proprio sul leggero. Stavo scherzando. Ah, a prima mattinata ci sta. Macchiato. Ah, pure macchiato. Ah, dimmi, sì. Pure stilizzi tu. Sporco. Bello, bello, mi fa piacere. Sono rimasta stupita perché non mi aspettavo questa invasione di campo. Anche perché sono sempre molto diffidente. Tu di mattina ti svegli col mandolino. Cammino per strada in queste zone. A volte non si può mai sapere per la vita, capito? Sono troppo buono, a volte molto complicato di carattere, e a volte un po' cattivello, questo è vero. Proprio la curiosità che ti ha scatenato tanto. Certo, perché a suonare non sai suonare. No, infatti è un po' scordata, Cantare è ancor peggio. Troppi complimenti. Ah, quindi ti ha tirato poi nel mio essere proprio scordato, sì, e cantato. Intraprendente. Io penso della mia conquista che è una ragazza molto particolare, ha una donna molto particolare, che è molto spiritosa come lo sono io, quindi caratterialmente non era così diversa da me. E questa fanciulla che camminava per strada dove stava andando? Quale fanciulla, scusa? Eri tu. Ah, sì. Andavo a fare le mie cose. Mi trovavo da quelle parti perché stavo sbrigando delle commissioni mie personali.
E invece poi tu, oltre a rimocchiare, scusami. Proprio rimocchiare, no, passeggiavo. Che cosa fai nella vita? Che cosa ti piace fare? In realtà nella vita sono proprio questo, sono proprio un cazzo che trascina molto, nel senso per portare solarità, allegria, quindi che sono bello. Proprio questo andazzo di vita che mi porto proprio da quando ero piccolo. E mentre la conoscenza di Fabio procede con alti e bassi, passiamo da Tiziana e vediamo come se la cava. Tiziana... Tiziana è in attesa del suo principe. Purtroppo scappano. Scappano, non ho mai posteggiato, ma è la prima volta e scappano. Purtroppo io non posso accostare a te perché purtroppo do troppo nell'occhio. No, impossibile. Dobbiamo buttare qualcuno. La mia ultima relazione risale a 4 anni fa. È finita perché caratterialmente non andavamo d'accordo e quindi è ognuno per la sua strada. Va bene. Guarda, stanno arrivando 2 ragazzi. Maglietta verde e maglietta nera. Sarà la volta buona? Questi coi caschi, punta sulla simpatia. E dove si chiama sto coso? Ukulele. Forza Tiziana, non demordere. Io in un uomo cerco l'amore, la serenità, la complicità. Ciao, posso farti una domanda? Sì. Hai mai sentito suonare l'ukulele? No. Neanche lei. Se mi dai la possibilità di andarci a prendere un caffè, ti faccio sentire... Ti dico la verità, sono il mio amico e ci sono io un caffè. Allora, i miei pregi invece sono che sono molto buona, dolce e ho molta pazienza. E magari lo fai venire con noi, il tempo di un caffè e vai via. No, ti ringrazio. Questi uomini di oggi. E mentre Tiziana colleziona 2 di picche, vediamo Fabio come se la sta cavando. Vabbè, intanto prendiamo il caffè, vediamo un attimino... Il cameriere, eccolo qua, guarda che coincidenza. Buongiorno, grazie. Scusa, ragazza, hai fatto macchiato? Sì, macchiato, lei sì. Sicuramente macchiato. Okay, un po' schiumato, ho visto questo ragazzo molto solare, avevo bisogno proprio di immergermi in questo esperimento. Vabbè, non mancherà, anche a me piace cantare. Ah, quindi, bene, quindi per quello mi ascolterai allora. È giunto il momento di scoprire l'imprevisto che ha scelto Fabio. Pallina rossa. Dunque. Inizio già a tremare. Il disturbatore, ci saranno delle belle. Certo, e tu ascolterai me magari qualche volta. Andiamo. Questa sembra una minaccia. Assolutamente, dai, perché no? Anzi, sì. Canteremo anche insieme, perché no? Sai certo. Che duetto. Ecco qua. Ma comble, salve. È cieco? Non credo, sei seduto. Non credo. Vediamo Fabio come se la cava. Ah, intrigante, molto amico, molto. Di la verità. La prima cosa che guardo in un uomo sono gli occhi. Lo sguardo più che gli occhi. Ma tutto a posto. Ecco, io avevo già girato. È sordo, è muto. Io drizziamo lei. Parli. No, mi scoccia parla. Ah, si scoccia. Ah, ti scoccia pure, giustamente. Ma ti scocci lei cosa vuoi? Mi sa che Fabio non apprezza la carezza. Ma già preoccupo, vera allora? Aspetta. Il mio uomo ideale è un uomo di altri tempi. Ma quando è successa sta cosa? Quando è successa? Lo sapevo che c'era. Ma i centri massaggi te lo tolgono, lo sai? Sapevo io che... Io non li so fare, ma posso fargli un massaggio? Fabio si spaccia massaggiatore abusivo. Posso fargli un massaggio? Ti intriga sta cosa? Magari... Dopo lo vuoi pure tu? Poi smammi? Direi che l'intrusione del disturbatore ha messo un po' di zizzania. Però, chissà, forse sapranno gestirla nel modo giusto. Io vado, faccio un bel massaggio. Oh. No, glielo devo fare brutto. È arrivato, vai. Le ha struppiato. Lo so, chissà, non sennò... Basta che suonare il pianoforte. L'unico aggettivo che mi do sempre nella vita è senza nuvole. Perché porto sempre il sole. Io, sinceramente, devo prima capire... Quindi non è un tuo amico. Io ancora devo capire ancora niente. Non è un tuo amico. No. Fabio si sta facendo influenzare dal disturbatore. Dove ci siamo? Lei è alquanto perplessa. Ma intanto andiamo da Tiziana. Sei spaventato? Quello che vale non è mai troppo tardi o troppo presto per essere quello che vuoi essere. Non c'è limite di tempo, comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola a questo. Forza Tiziana, mira e colpisci. Posso farti una domanda? Hai mai sentito suonare l'ukulele? No,
Mi chiamo Tiziana, piacere. Neanche questa volta. Tiziana, purtroppo la musica non è per tutti. Allora, i miei tre difetti sono che sono permalosa, testarda, un po' insopportabile a volte. Nada. Passano ragazzi tranquilli, sciolti. Vero. Anche due ragazzi sono questo passati. Questo era il telefono prima, adesso non c'è il telefono. No, questo è saluto, deciso. Non ci sono più gli uomini di una volta. Passiamo da Fabio. Eccolo qua, ma lui non parlerà, dirà tante cose da solito. Sfoggia lo sguardo magnetico. Il mio posteggiatore, Fabio, è stato molto simpatico, però non rientra nel mio ideale di uomo, un uomo che possa reggere la mia personalità. Ma hai notato da quando ho posteggiato lei? Dice la verità. Perché l'hai posteggiato? No, posteggiare. No, conquistare forse, un po' di... Conquistare. Il corteggiamento ideale per me è senza alcun dubbio la posteggia. Cioè non sa cantare, non sa suonare, però fa ridere. A me le persone che fanno ridere mi piacciono. Ah, grazie, mi hai salvato, Dio c'è la vita. La conoscenza di Fabio sta procedendo a gonfie vele, anche se ha qualche intoppo, Mi sa che la sua conquista, l'estro musicale, non piace. Ma vediamo come va avanti. Però vedi, a volte capitano queste cose occasionali, come pazzi come me, eccolo qua. Hai fatto pure un massaggio. Cioè, se fosse stata una donna, tu massaggiavi pure una donna? No, proprio perché ero un uomo, non potevo fare una scortesia a te. Io penso che a lei potrei piacere anche tanto. Alza un po' gli occhiali, voglio, sono molto curioso, vai. Wow! Ah però, li porto un po' girando, questi occhi diventano uno spettacolo. Vabbè, però stai prendendo un po' per i fondelli. Assolutamente, non mi permetterei, non ti conosco. Lei mi ha colpito molto gli occhi. Sembra il contrario. È arrivato il conto. Ecco che parte il timer per la richiesta numero. No, e chi si permette? Ok, vada, non ci penso. Stop! Fermi tutti. Ma Tiziana? L'asfalto ormai è diventato una pista da ballo. E guarda, se ne sono tornati indietro. Stanno salendo due ragazzi, se ne sono tornati indietro. Vai. No, se ne danno proprio una vergogna, giustamente. Invece che... Ma vergogna di cosa? Sei una bella ragazza, vergogna di cosa? Siamo agli ultimi secondi. La mia decisione più importante della vita è stato quando, ho studiato cinema, teatro e stavo fatto un'accademia. Poi mi sono fidanzata e quindi ho cambiato percorso e non ho continuato. Tiziana, mi dispiace, ma il tempo è scaduto. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, però sarà per la prossima volta. Va bene, grazie. Sarai sicuramente più fortunata. Game over per Tiziana. Bene, ciao. Che peccato. Tra quelli che ho fermato, no, non mi piaceva nessuno in particolare, erano tutti carini, però nessuno che mi ha toccata e che mi è dispiaciuto. Tiziana si è prodigata per fermare qualcuno e ci è anche riuscita, però purtroppo forse oggi non era fortunata. Il tempo a sua disposizione è scaduto, quindi purtroppo non ce l'ha fatta. Però, prima di andarci, facciamoci una bella foto. Dai, la voglio fare la foto con te. Un selfie? Un selfie, dai, facciamo un attimo la foto, così poi dopo se la... Hai capito, Fabio? È uno stratega. Usa la tattica della foto. Ma scusa, come me la mandi? Cioè, non la postare comunque. Eccola qua, tu. Sì. È l'unico mezzo per mandartela, devo chiedere forse il numero, tesoro. Guarda un po'. Il tempo scade. No, per poco. Poi il discorso viene da sé. Vabbè, dai. Dai, dimmi. 3. Ai, Fabio, questo che cos'è? Il conto. L'hai chiesto il numero? Sì. Hai lasciato il numero? L'altro disturbatore? No, purtroppo c'è un tempo. La mia conquista, quello che penso, è veramente spiritosa, allegra. È un po' simile a me, di carattere a volte, in quel pezzettino un po' di più. Lei sta partecipando alla posteggia, non gliel'avevi detto ovviamente. No. Un programma televisivo. Quindi io il numero non glielo posso più dare? No, glielo puoi dare in separata sede, però aveva un tempo limite per poterti chiedere un numero di telefono. E mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace per te. Siete stati bravi. Okay. Però vi lasciamo qualche altro secondo, ragazzi. Non bene. Ok. Mi dispiace. No, vabbè, figurati. Assolutamente. Però ci scambiamo lo stesso. Certo, dopo, io dai. Il numero te lo do lo stesso. Questa esperienza è stata sorprendente perché... Non pensavo che esistessero ancora queste modalità di approccio e quindi l'ho presa proprio come
una cosa bella. Si dice che la musica apre le menti alle cose belle, ma purtroppo quest'oggi qualcosa di bello non è successo. O meglio, Fabio ci è riuscito. Che è successo, Fabio? Beh, alla fine un po' di tempo, un po' troppo tardi, però è stata comunque una bellissima esperienza. E questo è importante. Invece Tiziana? Niente, sarà per la prossima. Non era aggiornato. No, oggi no. Però abbiamo apprezzato la buona volontà, ragazzi. Bene, sì. Ci siamo divertiti. Però mi dovete ridare i testimoni. Mannazza. Uno, lo so. Vi eravate affezionati, vero? Un po'. Ma questi sono miei, o meglio, della posteggia. Io vi saluto, vi ringrazio, siete stati simpaticissimi e noi ci rivedremo alla prossima puntata. Restate sempre con noi, alla posteggia. Ed ecco conclusasi un'altra avventura. Io mi sono divertita. Spero lo stesso anche voi. Vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata, sempre qui su questi schermi. Arrivederci, come sempre, dalla vostra amichevole voce della posteggia. Bye bye!